Ciao belle donne, benvenute su Women's Chic. Rieccomi tornata a parlarvi di alcune nuove collezioni uscite e degli acquisti che ho fatto delle collezioni e non solo. Allora, vorrei parlarvi della collezione di Nabla, la Side by Side, che è uscita insomma da pochi giorni con una nuova palettona, ecco qui nella foto, delle matite labbra Sweet on Nude e una nuova palette da 4 glitter. A me questa collezione, devo dire, non mi ha attirato più di tanto, semplicemente perché io non uso le matite labbra, tantomeno quei marroncini lì, quindi passati. Per quanto riguarda la palette, è una palette di nude, io poi l'ho vista dal vivo nella bioprofumeria vicino casa e devo dire che non mi ha esaltato, cioè sapete che non sono amante dei colori nude, però ecco, sinceramente parlando, per me 100.000 volte meglio la Naughty Nude di Huda Beauty, quella che vi ho mostrato nel video precedente. E quindi ecco, per mio gusto personale, di quella palette mi piaceva solo l'oro, che è un oro, insomma. E per quanto invece riguarda la palette glitter, ho deciso di prenderla perché mi sono trovata molto bene con quelle della Miami Lights, per farvi capire questa, di cui vi ho parlato in questo video che vi lascio nella scheda. E ho deciso di prendere la nuova versione, la Ruby Lights. Questa è la collezione in soft touch. E devo dire, insomma, che come colori sono a me sicuramente più congeniali questi, perché erano più che altro fredde. Queste invece vanno un pochino più sul caldo. L'ho utilizzata oggi per la prima volta. Infatti, il make up che indosso l'ho realizzato con questa palette. Quindi, prima di mostrarvela all'opera, ve la mostro qui ancora in tonza, sia la luce artificiale che la luce naturale, e diciamo che brilla poco perché non c'è il sole, quindi magari sotto il sole avrebbe brillato di più, però ecco, è molto carina. Vi faccio vedere il make up che ho realizzato oggi. Qui. Ho applicato questo colore qui che si chiama Ruby. Nell'angolo interno ho utilizzato questo colorino qui sui lilla viola che si chiama Virgo, e poi insomma ho utilizzato altri colori per completare il make up. Allora, i quattro colori sono questi negli swatch. Vedete che il primo tende un po' più al rosso rubino con dei riflessi dorati. Poi abbiamo quell'oro con dei riflessi bronzo. Poi l'altro è un violaceo con dei riflessi rosa, anche un po' lilla azzurrini. E poi quell'arancio mandarino, come viene descritto, con dei riflessi anche quello dorati. Sono molto carini, però ecco, vi faccio vedere qui l'applicazione. Io ho utilizzato primer per glitter di NYX. Questi appunto si applicano bene anche senza primer per glitter, però ecco, devo dire che rispetto a quelli precedenti io li ho trovati con una base colore meno presente, e mi sono capitati appunto dei brillantini più grossolani. Come per la palettina precedente, qui i famosi glitter sono di diverse dimensioni, addirittura quelli più grandi sembrano delle mini paillette. Sto trovando meno sfaccettati rispetto alla palettina precedente. Però comunque, come glitter non mi dispiacciono. Se devo dirvi la verità, mi è piaciuta molto più la precedente palettina, questa, sia come selezione colori, ma quella è una preferenza, ma anche come base colori, riflessi, non lo so, ho preferito questa. Ditemi voi, insomma, se avete provato entrambe, quale vi è piaciuta di più. Quindi questa, collezione di Nabla. Passiamo invece alla collezione di Diego Dalla Palma, che è uscito ultimamente con tante collezioni, quella autunnale, quella dedicata a Belen, e ora è uscita con la Walk on Fame e dei nuovi eyeliner semipermanenti. Allora, io sono andata a dare un'occhiata in negozio, devo dire che tutte e tre le collezioni sono belle, però la nuova palette, la Walk on Flame, questa qui, ha attirato la mia attenzione. E purtroppo non potevo swatcharla in negozio, quindi mi ha aiutato la scommessa della profumeria, e devo dire che quando toccavi i colori mi sembravano molto cremosi, e in effetti è così. Allora, vi faccio vedere qui la palettina ancora in tonza, alla luce artificiale perché quel giorno lì pioveva. Voglio però farvi vedere gli swatch. Devo dire che ci sono quattro ombretti, quindi prima avete i quattro ombretti e poi un illuminante e un blush. Viene presentato con una palettina completa per il viso, e in realtà solo perché abbia degli ombretti e un blush e un illuminante io non credo sia completa, perché sono tutti glitterati, metallizzati, quindi non ho dei matti. Infatti vi farò vedere durante l'applicazione che comunque poi ho dovuto utilizzare degli ombretti matte, almeno per delineare il trucco, per creare le ombreggiature. Allora, prima di mostrarvi la loro resa sull'occhio, che è fantastica,
Voglio dirvi che questa palette è eccezionale. I colori sono cremosi, burrosi. Io spero che voi, Piriand, si capisca dalla... Io non so se si capisce che meraviglia. Questo platino qui, cioè, è veramente cremoso. E guardate qui, cioè, sembra veramente platino fuso. È veramente bellissima. Anche questo verdone oliva, verde militare, è veramente particolare, molto bello. Vi faccio vedere, vi faccio capire la differenza con gli illuminanti, che invece questi sono setosissimi, però ecco, vedete che si capisce che sono meno cremosi. Cioè, veramente questa palette è stupenda, veramente come qualità, come texture è meravigliosa. Ripeto, non la indicherei come palette completa, però ottima su tutte le cialde che ha. Vi mostro qui l'applicazione. Allora, come potete vedere, ho cercato di utilizzare tutte le polveri, si stendono sicuramente meglio con le dita, proprio per, come dicevo prima, la caratteristica di essere così cremosi. Sono ricchi di micro glitter, quindi ecco, alcuni tipo il verde ha più micro glitter, mentre alcuni colori sono molto più metallizzati, quindi sicuro la loro resa è con le dita. Devo dire che creano un effetto sull'occhio carino per tutti i giorni, nonostante abbiano queste texture molto luminescenti e metallizzate, perché comunque sono dei colori naturali ma particolari e molto molto raffinati. Su questo devo essere sincera. Mi piacciono molto, soprattutto il blush e l'illuminante sono veramente molto portabili. Il blush è quello che indosso anche oggi, comunque molto delicato, elegante, questo color rosa leggermente pescato, leggermente satinato, e illuminante molto bello da solo. Poi ho provato a bagnarlo, ma veramente diventa troppo troppo sbam, e quindi ecco, vi consiglio di, se volete bagnarlo, di andarci caute, perché è veramente molto luminoso. Oggi ecco, vi faccio vedere, indosso sia il blush che l'illuminante, però in maniera non, cioè non bagnata, e quindi molto soft, quindi vedete che anche da tutti i giorni sono due polveri bellissime. Quindi questa palette promossa. Per quanto riguarda invece gli eyeliner semi permanenti che sono usciti insieme alla palette, sono usciti in 5 colorazioni e mi ha colpito innanzitutto il fatto che fossero semi permanenti, quindi sono presentati come degli eyeliner che durano a qualsiasi prova acqua, lacrimazione, non sbavano, rimangono intatti lì, e devo dire che mi ha colpito soprattutto questo colore che ho preso io, che è un prugna bellissimo. Io non so se rende, il pennellino è in feltro e questo è il colore, ma come potete notare, poi vi mostrerò l'applicazione, già sulla mano vedete che l'eyeliner si divide, perché ha questa texture molto cremosa, pastosetta. E guardate qui nell'applicazione, ho avuto molta difficoltà nella stesura, appunto perché quando passate il pennellino mi apre il colore, poi essendo molto pastoso ci mette anche un po' ad asciugarsi e a stendersi, quindi io non sono riuscita a fare la codina sottile come di solito faccio. Il colore è molto bello, devo essere sincera, però nell'applicazione non mi ha entusiasmata granché. Per quanto riguarda la durata, super eccezionale, devo dire che quando l'ho provato sulla mano non l'ho levato più per tutto il giorno. Nello struccaggio si leva bene con un bifasico, quindi con un olio struccante. Però ecco, per le meno esperte dell'utilizzo dell'eyeliner, vi dico, non è una texture semplice da lavorare, quindi questo mi dispiace, perché l'idea dell'eyeliner che duri abbastanza a qualsiasi agente esterno, diciamo così, mi ispirava tanto. Peccato. E sempre di Diego Della Palma, che però non fanno parte della collezione, ho due nuovi smalti perché, essendo iscritta al sito io con due email per motivi che non ricordo, mi sono arrivati due coupon per andare a ritirare degli smalti in profumeria. Allora, ho ritirato queste due colorazioni meravigliose. Allora, il primo è quello che indosso, che si chiama, che è il 229, comunque vi lascio giù tutti i nomi. Non si vede molto, comunque questo prugna così. Vediamo se ve lo faccio vedere nella tips. È questo prugna qui, questo
Non si vede granché, poi magari vi lascio una foto con la luce naturale perché sembra molto scuro. Queste sono due passate, ma in realtà è questo. Non è un viola melanzana, è un più chiaro del viola melanzana. L'altro invece è un classico malva ed è questo qui nella tips, quello accanto, quindi questo, che sembra più scuro dall'anteprima. Però anche questo è un bel malva, ma non l'ho utilizzato. Gli smalti Diego della Palma, ve l'ho detto tante volte, sono tra i miei preferiti perché si stendono bene, hanno una coprenza bella già dalla prima passata, anche se io li preferisco con due passate. Si asciugano abbastanza in fretta, il pennello ha una forma molto ergonomica che permette di stenderlo al meglio e ci sono tantissime colorazioni, una più bella dell'altra. Quindi ecco, devo dire che sono contenta di aver avuto questi due omaggi perché con questi smalti mi trovo benissimo. Beh, ultima collezione di cui voglio parlarvi è quella di Lancôme, in collaborazione con Chiara Ferragni. E questa nella foto, devo dire che il packaging è meraviglioso con questo blu elettrico tutto glitterato. E la collezione prevede una palette viso e occhi con dei pennellini, tre rossetti, un mascara e un eyeliner. E se comprate due prodotti vi danno in omaggio una pochette molto carina. Devo dire che io non sono una fan di Chiara Ferragni, cioè non la seguo assolutamente, non mi esalta più di tanto, però questa volta il packaging rispetto a quella precedente mi ha colpito di più, quindi sono andata a dare un'occhiata. Devo dire che anche la selezione colori della palette questa volta secondo me era più nelle mie corde, però non so perché quelle palette tutte mescolate così con quei pennelli bruttini non mi ha ispirato granché. Poi visto il prezzo non mi sembrava ne valesse la pena. Per quanto riguarda il mascara e il Mr. Big, che io ce l'ho ancora nuovo da utilizzare, quindi mi sembrava uno spreco, l'eyeliner nero è in feltro e ne ho dei preferiti. Per quanto riguarda i rossetti, ce ne sono due matte, di cui uno rosso e uno un bellissimo rosa antico. E poi c'era questo particolare che ho acquistato io, ma io l'ho preso giusto come collezionismo perché il packaging, guardate com'è carino, sia quello del packaging esterno, sia quello primario, ecco, con l'occhietto tipico di Chiara Ferragni, poi vabbè il simbolo di Lancôme, poi mi piace perché si apre cliccando qui e poi carino sul bullet c'è anche l'occhietto, ora non so, magari ve lo faccio vedere quando era ancora intatto. Ho deciso di prendere questo perché mi sembrava un colorino più particolare, è quello che indosso ed è questo rosa freddo con tanti riflessi perché è leggermente metallizzato, proprio leggermente con qualche glitterino, che insomma col passare delle ore rimane abbastanza intatto nonostante la mascherina e poi lascia appunto le labbra colorate. Mi è piaciuto tanto e quindi ecco ho deciso di prenderlo proprio perché il colore è molto molto carino, molto particolare, ecco. È elegante, cremoso, quindi ecco sulle labbra risulta sempre un po' bagnato, però carino. Quindi ho voluto prenderlo giusto come collezionismo, però anche il colore non mi dispiace. Bene, questi erano i prodotti che volevo mostrarvi oggi. Mi raccomando, fatemi sapere se avete acquistato qualcosa della collezione e che cosa ne pensate dei prodotti che vi ho mostrato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!